Pensando a Don Gianni ho una grande nostalgia, non solo perché allora ero molto più giovane, ma perché per i ragazzi, i giovani di allora, è stato veramente un punto di riferimento molto importante. Era una persona semplice, ma ricca di idee. Lui ha attivato il bar, lui faceva la raccolta del cartone con i ragazzi, anzi, ha coinvolto i ragazzi a fare la raccolta di cartone con lui, la raccolta anche del ferro. E a lui ha istituito il gruppo della visita agli ammalati, ha pensato a creare, a costruire il Salone Teatro, che è stato poi un punto di incontro e di ritrovo molto importante per tutti noi. E lui ha poi istituito, ha iniziato quella che è stata poi la festa, che è diventata poi la festa di San Bartolomeo. Tutto questo l'ha sempre fatto senza mai trascurare quello che era la sua missione principale, ossia quella del parroco e dell'insegnamento della parola di Cristo. Pensando a lui o raccontando delle sue cose anche con altre persone, sembra di parlare di di un personaggio del libro Cuore, ma in realtà lui era presente, anche proprio fisicamente, stava delle ore dietro al bancone del bar, verniciava la ringhiera che scendeva all'oratorio, in prima persona veniva a raccogliere il ferro, a raccogliere il cartone. E insomma non ci siamo probabilmente accorti di avere tanta fortuna con lui e probabilmente non l'abbiamo mai neanche ringraziato a sufficienza di quello che lui ha fatto, pertanto io adesso mi sento a posteriori di ringraziarlo perché probabilmente non solo non gliel'abbiamo mai neanche detto ma neanche fatto capire, pertanto grazie Don Gianni. Quando io penso a Don Gianni, mi collego sempre a un'esortazione del Papa, che è venuto dopo, Papa Francesco, che dice: voi sacerdoti dovete sempre stare in mezzo alle pecore, sentire l'odore delle pecore. Pecore ovviamente, non le pecore vere, ma i suoi fedeli, ovviamente, quelli vicini e anche quelli un po' lontani dalla parrocchia. Quello che vedo sempre è questo prete con la sua lunga tonaca e di poche parole. Non parlava molto, ma faceva tante cose però. Questa era la sua caratteristica, l'attenzione alle sue pecore. E l'attenzione anche a quello che avveniva intorno alla parrocchia, cioè nell'attività del comune. E io avevo parecchi dialoghi con lui su alcune questioni. In un periodo in cui San Gallo stava già soffrendo qualche cosa, il tessile della gazzella che non andava molto bene e poi il trauma delle due frane che ci sono state qui, la frana a monte del Greg e poi la grande frana qua del Cortif. Ecco, questi che hanno bloccato un po' tutta l'attività del paese, si avvertiva. E lui si interessava anche di questo, quindi non era solo prete delle sue pecore, ma anche prete che avevano uno sguardo al di là del piccolo San Gallo. Il mio ricordo di Don Gianni è quando da ragazzo ci ha coinvolto nel gruppo Chierichetti. Era un gruppo di ragazzi che si trovava tutte le settimane per fare le prove, prima delle messe della domenica o delle feste. E Don Gianni ci teneva tanto che facessimo nel migliore dei modi alcune funzioni di chierichetti, quindi ci seguiva, era molto attento, esigente. Ma poi ci coinvolgeva anche in tante attività pratiche, nel senso ci coinvolgeva per esempio nella raccolta della carta, ma anche nel concorso dei presepi, quindi facevamo parte della giuria che doveva dare un voto ai presepi che si facevano nei paesi. Oppure ci coinvolgeva nella visita agli ammalati che Don Gianni faceva spesso, o anche soltanto nelle visite in città quando dovevano fare gli acquisti da laboratorio. Quindi il gruppo Chierichetti era un gruppo di ragazzi che lui ci teneva tanto per coinvolgerli sia in attività qui in
chiesa ma anche in attività fuori, per aiutare un po' anche a aprire gli occhi sulle esigenze un po' della realtà circostante. Un'altra cosa che mi colpiva quando ero qui chierichetto era Don Gianni quando pregava, nel senso che Don Gianni era un uomo molto concreto, molto del fare, però mi colpiva molto questo prete quando pregava, perché si isolava proprio, si concentrava, quindi capivo anche un po' forse da dove veniva l'energia di questo grande prete che era molto attivo, però quando era qui in chiesa capivi che prendeva da qui questa energia. E l'ultimo ricordo importante che ho è anche del papà di Don Gianni, di nonno Stefano, perché quando venivo qui in chiesa con mio papà che faceva il campanario incontravamo spesso anche nonno Stefano, e quindi era anche un modo per incontrare questa persona che ha accompagnato Don Gianni per tanti anni, quindi ha rappresentato per tanti noi ragazzi Don Gianni una bella figura, un bel esempio, sia di prete, diciamo, aperto con i giovani, ma anche molto sensibile agli anziani. Io ricordo Don Gianni tanto perché mi ha fatto inserire qua all'oratorio, essere volontaria. Sono venuta su con lui a aiutare a fare i mestieri, a fare le pulizie dell'oratorio. E poi mi ha inserito qua con tutti, dopo ho conosciuto i ragazzi e lui insisteva di stare qua a fare la volontaria. E sono stata contenta perché è stato un bel, come si dice, un bel vantaggio, perché ho conosciuto tanti ragazzi e adesso quando li vedo i ragazzi mi salutano anche. Però io Don Gianni lo ricordo sempre perché è stato il primo parroco che mi ha inserito. Don Gianni era una gran buona persona, aiutava sempre tutti i ragazzi, quando giocavamo insieme a briscola era qua tutti i ragazzi, lui si partecipava sempre e poi ci aiutava anche a fare i mestieri, a fare tutto, insomma era un gran parroco per me. L'ho voluto tanto bene perché mi ha dato un esempio a noi e a tanti ragazzi della nostra età. Don Gianni per me è stata una persona fantastica, perché se io sono quello che sono adesso è anche grazie alla mia famiglia, anche grazie a lui. È venuto in casa con Suor Carmela a incoraggiarmi ad uscire, perché io, avendo le stampelle, avevo vergogna a farmi vedere in giro dalla gente. Gli ho detto: non ti preoccupare, che se qualcuno ti prende in giro, queste sono le mie mani, mi ho fatto vedere le maniche. E poi, dopodiché, ho cominciato a venire all'oratorio. Il martedì, dopo la messa, veniva sempre a prendere la mia casa, andavamo a fare la spesa per l'oratorio. Quando c'era il trivio andavamo in giro per la pesca, a Bergamo, a Leffe, tutto roba per la pesca, a Lumezzane. E poi niente, è venuto anche una volta fino a Firenze a prendermi all'ospedale, perché io ero in ospedale lì a Firenze. Mio papà non poteva venire perché era al lavoro e lui si è offerto a venire fino a Firenze a prendermi. Tante volte andavamo anche a Gussago, dove andava a far visita alla mamma. Tornavamo dalle spese, diciamo, dall'oratorio, e si fermava qui, mi invitava anche a casa sua a mangiare a mezzogiorno, perché mia mamma a casa mi aspettava con il pranzo già pronto, invece lui si fermava qua e stai qua a mangiare con noi, e stavo qui con lui e il suo papà, mangiavamo qui. E d'inverno, quando era d'inverno, si organizzava gare di bigliardino e di briscola, e tante volte veniva anche molto tardi, perché dovendo fare gli accoppiamenti, se non si finiva entro mezzanotte, a volte veniva anche l'una alle due prima di chiudere il torneo, diciamo, dei gironi. E la mattina poi lui doveva alzarsi presto per la messa, e successo ancora che si fosse addormentato, e le persone che aspettavano che il parroco che non veniva più. Il primo parroco non si scorda mai, dice così il proverbio, vero? Beh, io di Don Gianni non mi sono mai più scordata fin da quando l'ho conosciuto. Avevo 5 anni quando io e la mia famiglia ci siamo trasferiti a San Gallo e lui è stato il parroco che ci ha
accolti e ha sempre mantenuto una forte relazione con me e con noi. Don Gianni mi ha insegnato in maniera silenziosa ma costante la passione, anzitutto la passione per il Signore, ma poi anche la passione per la nostra comunità cristiana e per il nostro oratorio, la passione per il lavoro, la passione di prenderci cura delle cose che tutti utilizziamo. E me lo ricordo tantissime volte a ripitturare la ringhiera dell'oratorio, oppure a fare qualche lavoro al bar o a preparare il fondale del palco. Ecco, io lì ho iniziato a imparare tante cose e sono molto grata a Don Gianni, me lo porto nel cuore. Così come la mia famiglia se lo porta nel cuore, l'abbiamo sempre poi seguito un po' nei suoi spostamenti anche quando si è trasferito alla San Gallo e lui ha seguito me e noi anche dopo. Grazie, Don Gianni. Quando è arrivato Don Gianni, dopo qualche anno, ecco, ho collaborato con lui per quanto riguarda le corse un po' campestri di qualche giovane che c'era qui a San Gallo. Io mi prestavo magari delle volte a portarli con la macchina nei dintorni qui in città o nei paesi. E l'altra cosa che abbiamo fatto, ecco, un po' più impegnativa tra l'altro, ecco, nell'oratorio, nella sala dell'oratorio c'erano le gare di briscola. Don Gianni, ecco, me lo ricordo proprio che era molto, molto presente nell'oratorio per quanto riguarda anche queste attività, questi, diciamo, trattenimenti che naturalmente, ecco, la gente partecipava, ecco. No, se devo definire il carattere di Don Gianni, era proprio una persona molto alla buona e molto anche buono di carattere, nel senso che non ho mai visto io arrabbiarsi o dire delle frasi fuori luogo, nel senso di dire quel periodo lì, ecco, posso definirlo che no, io me lo ricordo proprio come una persona che, diciamo, buona e disponibile, ecco, al confronto o al dialogo con tutti, ecco. Gianni, un prete umile e un lavoratore per la chiesa e per l'oratorio. Raccoglieva i cartoni al tessile e poi andava a venderli per il ricavato per la parrocchia. Una volta all'anno prendeva i cerichetti e li portava in Val Gardena, Ortisei, a fare una bella gita in montagna. Io facevo la gerente qui alle Acli e un giorno è passato un prete e mi ha lasciato un bel assegno per costruire il muro là in fondo dell'oratorio. Quando ce l'ho dato era tutto contento. Don Gianni era molto umile, lui non cercava niente. Se aveva qualche cosa da pagare si arrangiava, andava di qua di là, si arrangiava tutto lui. Oggi mi trovo qui in Canonica, il posto dove mi incontravo tante volte con il gruppo degli ammalati insieme a Don Gianni. Lui è arrivato che io avevo 14 anni. E all'età di 16 anni ci ha coinvolto in questa esperienza dove andavamo a trovare gli ammalati. Ci trovavamo per andare a trovare gli ammalati negli ospedali e nelle case, le persone anziane che all'epoca avevano meno possibilità di noi di muoversi perché non avevano la patente e andavamo noi a trovarli. Per me è stata un'esperienza, cosa devo dire, molto positiva e arricchente. Era molto difficile e adesso alla mia età mi risulta ancora più difficile parlarne perché quando andavamo a trovare gli ammalati in ospedale, lì si toccava veramente la sofferenza con mano. E ad esempio l'ospedale pediatrico dove c'erano bambini ammalati oncologici, ancora adesso mi emoziona parlarne. Poi una volta l'anno si facevano
le feste degli anziani, siamo andati, abbiamo fatto esperienze col viaggio a Lourdes, anche quella è una cosa che io consiglierei a tutti. Andavamo al santuario una volta all'anno, si faceva il pellegrinaggio sempre con gli anziani e gli ammalati. E poi che dire, Don Gianni era un tipo molto testardo, ci diceva lo devi fare, anche se magari non ci sentivamo all'altezza, lui ci spronava e abbiamo vissuto questa esperienza che per me è stata molto bella e positiva. Poi che dire, noi giovani abbiamo trovato in Don Gianni una fonte di vita, perché per noi qui non c'era niente, lui ha portato un po' di tutte queste novità e, come dico, ci spronava e si facevano anche controvoglia, però sono tutte cose che poi ci sono rimaste. Qui in Canonica, dove Don Gianni ha vissuto dal giorno del suo ingresso nella primavera del 1973 fino a quando ha lasciato la nostra parrocchia nel novembre del 1984. Possiamo dire che Don Gianni è stato l'ultimo parroco a indossare sempre l'abito talare, anche quando lavorava, quando usava il badile, la mazzetta, perché lui era uno che si sporcava molto le mani. È stato l'ultimo parroco a dare qualche scappellotto correttivo ai ragazzi. È stato l'ultimo parroco a fare la dottrina la domenica pomeriggio e anche l'ultimo parroco a stare sempre in oratorio. Lui mi confidò che rifiutava spesso di andare a mangiare la pizza con dei sacerdoti che lo invitavano, proprio perché non voleva mancare di stare in oratorio. Ricordo anche degli episodi buffi, per esempio quando mise il grasso sulla ringhiera esterna davanti all'oratorio perché i ragazzi salivano sopra con i piedi e la rovinavano. Finì che qualcuno arrivò la domenica con la camicia bella bianca, si appoggiò e fu un disastro. Ricordo un altro episodio. Una sera andavo a mangiare la pizza in compagnia con i ragazzi, con dei giovani, e qualcuno propose di andare alla discoteca Paradiso. E lui disse: vengo anch'io, voglio venire a vedere dove vanno i miei giovani. E venne anche lui, col suo abito nero, lo fecero entrare gratis, girò con noi un po' nelle sale, una signora si avvicinò, gli chiese di ballare, lui rispose con un sorriso, una solita risata che era solita, e finì tutto lì. Però fu un episodio molto bello e caratteristico. Ricordo anche, purtroppo, che quando lui se ne andò, noi non fummo molto riconoscenti. Non ci fu un saluto ufficiale, una festa in oratorio. Non lo so perché, forse perché lui non amava queste cose o forse perché noi non eravamo pronti, ma non sicuramente perché non gli abbiamo voluto bene. Ricordo bene la sera che lui partì, era una sera di novembre. Lui venne giù sul tardi, io ero di servizio al bar dell'oratorio, entrò, mi diede le chiavi del bar, mi disse fate i bravi, e poi partì nel buio della notte, solo. E questa è un'immagine che mi è rimasta molto impressa. Ricordo che ho di San Gallo e che quando il vescovo mi aveva detto che sarei andato a San Gallo, ho dovuto andare a prendere la cartina geografica perché non avevo mai sentito, pensavo sempre a un San Gallo della Svizzera, un cantone della Svizzera, ma mai che ci fosse stato un paese che si chiamasse San Gallo in provincia di Brescia. E ho visto che da Montirone, dove mi trovavo, non era molto distante questo paese, e difatti quando poi sono andato ho visto che era veramente in una posizione meravigliosa, in collina, e quindi mi ha fatto subito una bellissima impressione. L'accoglienza è stata ottima e mi ricordo che quando sono arrivato verso la zona della cooperativa c'era tantissima gente e
tutti accoglienza calorosa, sorridenti, battiti di mani, un'espressione veramente familiare, e mi è rimasta impressa la poesia che un ragazzo aveva detto sulla porta della chiesa prima di entrare in chiesa, e naturalmente la gente che ha condiviso questi sentimenti di amore, di affetto verso il sacerdote. Saprei, ecco, cioè forse la popolazione era poco comunicante, il fatto anche del paese che è dislocato su una fascia molto lunga, la gente forse si incontra poco, c'è bisogno di creare dei momenti di comunità, dei momenti di incontro in cui la gente si veda, e vedo che quando si facevano questi incontri la gente partecipava anche volentieri, sentiva il bisogno della stessa gente di potersi parlare, di potersi incontrare. Ecco, superare un po' questa chiusura che veniva anche dal fatto che si vedevano poco. A me ha sempre fatto impressione, soprattutto nell'elemento giovanile, mentre diciamo nei paesi vicini, paesi grossi, Botticino, Rezzato, Brescia, c'erano giovani che diciamo trafficavano per via di droga, per via di, cioè, di una vita cristiana. I giovani di San Gallo non si sono mai lasciati coinvolgere. Pur vivendo in mezzo a queste situazioni, però non si sono mai, diciamo, lasciati prendere da queste situazioni. Io penso che, ho pensato almeno in quel momento, di costruire questo bar, di renderlo, diciamo, abbastanza moderno, perché naturalmente i giovani vogliono le cose belle, vogliono diciamo le cose moderne, per cui i giovani vanno nei posti dove ci sono delle cose che vanno a quei tempi, e questo l'ho fatto perché purtroppo tanti giovani tu li incontri soltanto quando vengono al bar. È inutile fare delle conferenze, fare degli incontri che purtroppo vanno soltanto i soliti, un po' minima parte, mentre invece al bar magari vengono delle persone che vedi neanche in chiesa. Per cui tu puoi fare un apostolato, puoi accostare tante persone, soprattutto i giovani, che magari in chiesa non ci vanno, però lì vengono, parlano, dicono i loro problemi, e quindi puoi fare molto di più. Non è che si costruisca il bar per fare il bar, per vedere che si fa il bar perché i giovani vengono e tu li possa incontrare. Questo è per me molto valido. L'iniziativa da realizzare era proprio per me questo, il pallino, era riuscire a formare una comunità, a creare sempre un rapporto che la gente si incontrasse, perché si vedeva che quando la gente non si incontrava si conosceva poco, nascevano magari dei contrasti, e invece se la gente si parla, se la gente comunica, dopo ci si spiega meglio, invece non parlandosi, questo per me era proprio cercare di avere maggiori momenti in cui la comunità si incontra, si parla. Ringrazio questa possibilità che mi date di dire le mie impressioni su San Gallo, per rinverdire i miei vecchi ricordi. Mi ha fatto molto piacere, faccio tanti auguri a tutti quelli di San Gallo, io li porto sempre nel cuore e invito anche a voi di ricordarmi nelle mie preghiere. Signore,
Padre sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Amen.